Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mamma mia, mo non so se succede qualcosa nel finale. La Lazio sta perdendo, è praticamente finita 0-3. Tra un po' Hernandez che ne stava a fa' un altro, si è mangiato un gol, praticamente era un rigore. 0-3 ragazzi in casa con il Milan. Sono rimasto senza parole, vi dico la verità, sono rimasto senza parole. Senza parollo, tra l'altro, oggi impostava. Sono rimasto senza parollo, ragazzi. Il Milan, dopo aver battuto la Roma 2-0, ha distrutto anche la Lazio. Con qualche defezione, perché qualche defezione di Lazio ce l'aveva, adesso ne parleremo. Però ha distrutto anche la Lazio. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale. Vi ricordo anche della chat, tantissimi piace qui sotto per supportare, per supporcare il progetto. Ma non solo, raga, vi ricordo che appena finite questo video ve ne andate tutti sulla piattaforma Viola, link qua sotto, cliccate sul link qua sotto, perché siamo in diretta su Calcio Totale per parlare di Lazio-Milan, anche da Juventus Cortoghino, ma anche di Lazio-Milan. Detto questo, parliamo della partita, ragazzi. A me che sì, mi ha stupito. C'aveva il duello contro Milinkovic-Savic, che poi si è infortunato, ma vabbè. C'è il duello contro Milinkovic-Savic e mi sento di dire che ha vinto il suo duello contro Milinkovic-Savic. Ed è un giocatore che è cresciuto tanto, tanto, tanto. Lo elogiavano anche in cabina di commento. Si parla di un giocatore che anche a livello di testa, anche intelligentemente è cresciuto. Anche tatticamente. Prima era una bestia, ok? Era uno di quelli che ti strappava il pallone e ha sputato un bambino e ti mangiava qualunque cosa. Adesso è cresciuto anche sotto quel punto di vista. E quindi tanto di cappello. Ma che cazzo. Detto questo, ragazzi, già ho visto qualcuno, ora parliamo anche dei gol, che ha detto ma la Lazio sì che secondo te è immobile dipendente. Non è che è immobile dipendente. Se ti capita di trovarti senza i due attaccanti, gli unici due che c'hai, e il tuo modo di giocare è un modo di giocare che va a finalizzare sul centravanti, è normale che fai un po' più di fatica, soprattutto se giochi contro il Milan, che comunque è una bella squadra. Perché ragazzi, oggettivamente il Milan non è che è il Brescia, ok? Quindi se può farti male, ti fa male. Poi comunque abbiamo visto un Ibra in grande spolvera. A me ragazzi oggi Ibra è piaciuto tantissimo. Nel primo tempo, poi è uscito al secondo tempo. Nel primo tempo Zlatan ogni palla che ha toccato ha fatto la cosa giusta. Sempre. Prima l'1-0, Ibra ragazzi da giocatore con l'esperienza che c'ha, da un pallone forte, forte, forte a Theo Hernandez. Ed è una cosa che Ibra si sta accorgendo, perché quando è arrivato a Milano la squadra praticamente non girava e non credeva nelle proprie possibilità. Tant'è che mi ricordo le prime partite del Milan, perché poi io parlando un po' di tutto, ragazzi, io il Milan me lo guardo. Mi guardo praticamente tutte le partite quando non c'è la Roma. Mi guardo il Milan, la Juventus, l'Inter, il Napoli, la Lazio, la Fiorentina, l'Atalanta. Insomma, poi anche le altre ovviamente, mi guardo un po' tutte. E notavo che Ibra dava sempre questi palloni in profondità e poi faceva così, perché si accorgeva che magari i giocatori come Raconti o come lo stesso Rebic che è cresciuto tanto, o come Çalhanoğlu, nemmeno ci andavano sul pallone. E a lui sta cosa gli scoglionava. Adesso il Milan crede nelle proprie potenzialità. Tant'è che Ibra dà una saracca a Çalhanoğlu, che poi fa una gran cosa, fa un gollazo, deviato, forse da Parolo, mi ricordo, non lo so, comunque deviato, e quindi lì a quel punto veramente non può più niente, stracoscia, assolutamente sì, però il pallone si va ad infilare nel 7, però Çalhanoğlu fa una grandissima cosa, tra l'altro ragazzi, finché Çalhanoğlu sarà in così grande spolvere, giocherà a piede invertito, sarà sempre un pericolo, perché? Perché molto spesso ragazzi, i giocatori esterni d'attacco li fanno giocare, sei mancino giochi a sinistra, sei destroso come cazzo dice, sei destro giochi a destra. Questo vuol dire che io col destro metto il cross, però non posso accentrarmi e tirare. Ecco, Çalhanoğlu, questa era una cosa che andava affrontata, perché lui gioca a piede invertito, quindi gioca non nel ruolo del suo piede, si accentra e calcia. E lo sappiamo tutti, lo sappiamo da sempre, lo sappiamo da quando gioca il Bayer Leverkusen, che se c'ha una qualità grande Çalhanoğlu è quella del tiro. Adesso si sta riprendendo, finalmente sta trovando una continuità, e quindi bravo lui. Un gol bello, anche se deviato, il Milan la sblocca così, c'è Ibra comunque protagonista. Ibra che poco dopo però la butta dentro, era in fuorigioco, quindi sono giusto annullarlo e tutto quanto, però la butta dentro e si fa trovare subito pronto sul pallone che Conti, non mi ricordo, gli dà, poteva darlo un pochino prima, aspettato che andasse in fuorigioco, però glielo dà, Ibra la butta dentro, annullato. Calcio di rigore per il Milan, lo segna Ibra. Sul rigore, passo la palla a voi. C'era rigore? Non c'era rigore? Perché c'era? Perché non c'era? Che ne pensate? Fatemelo sapere. Tra l'altro mi fa molto ridere il fatto che appena mettono sta palla dentro si sente subito qualcuno che urla «Oh, rigore! Ha presa di mano! Devi dare il rigore!» Che è veramente strano sentirlo, perché poi quando senti quelle cose sono gli addetti ai lavori, quindi giocatori o come si dice, allenatori o dirigenti del Milan in quel caso, che non è che
con la Lazio chiedeva il calcio di rigore e fa strano sentirlo perché arriva proprio a contatto. Calcio di rigore, Ibra, tra l'altro, ragazzi, Stracoscia l'ha presa e quando dicono l'aveva praticamente presa, non è tipo si dice anche quando la devia, la tocca e poi il pallone entra. Ma in quel caso Stracoscia la prende, poi gli passa sotto tutto il corpo, sguincia il pallone, sporco d'olio ed entra in rete. Diciamo che la Lazio qualche occasione ce l'ha, ok? Ibra poi esce, Ibra nel primo tempo ha fatto una partita di Cristo, secondo me, di Cristo. E poi esce Ibra, la Lazio al suo tempo qualche occasione ce l'ha, Correa, però niente d'eccezionale. Secondo me, ragazzi, quando il Milan va avanti, e questa era la cosa che io pensavo, vi dico la verità, però pensavo vincesse la Lazio, questo è il mio pensiero, quindi complimenti al Milan. Però ho pensato, se il Milan fa un gol per primo, la Lazio si sfalda, perché la Lazio è una squadra che quando prende gol si getta in avanti, si allarga, quindi concede gli spazi, ma ti fa un culo così. Ok? C'erano due contro però. Il primo contro è che il Milan, quando gli lasci gli spazi, ti fa girare la capoccia, perché c'ha questi inserimenti continui di Ante Rebic che ti fanno girare la capoccia. Il secondo contro era il fatto che ti puoi anche gettare in avanti, ma oggi senza Immobile e senza Caicedo, o il pallone lo buttavi dentro in un modo strano, quindi una deviazione, magari un calcio piazzato, oppure la vedevo veramente dura. Tant'è che nel mio pronostico su calcio totale, sulla piattaforma viola dove adesso andremo a parlare, avevo detto, secondo me la Lazio vincerà, mi pare, 2-1 e segneranno due giocatori, un difensore in centrocampista, magari da calci piazzati, sarà una partita bloccata, ma secondo me alla fine la Lazio ce la farà. Ora, non ce l'ha fatta, io da romanista, insomma, non è che dico niente, però dove sta? Dove sei? Dov'è il mio gufo di fiducia? Non lo so, Oh, no, è impossibile che mi hanno rubato il gufo di fiducia, vabbè, non lo so, allora non lo voglio più, me l'avete fatto sparire, tanta roba, bella roba, beh, comunque stavo dicendo, non so dove sia finito il mio gufo di fiducia, però con il mio gufo di fiducia, insomma, pensavo sarebbe meglio se era Lazio, però al di là di questo oggi il Milan ha meritato, ragazzi, oggi il Milan ha distrutto la Lazio, poi insomma, dite quello che vi pare, ma ho visto un Milan reattivo, un Milan scattante, un Milan che gioca a pallone. Mi stupisce il fatto che il Milan sia riuscito a fare 6 punti tra Lazio e Roma e uno contro la SPAL. Meritava di vincere contro la SPAL, ha meritato tutto il tempo, ha preso 2 tiri, ha preso 2 gol, però vi dirò, oggi e contro la Roma ha affinato il fatto che prendere gol non è buono, ok? Che subire non è buono, ha migliorato la fase difensiva e devo dire che gli è successo, gli è riuscito abbastanza bene. È una Lazio comunque rimaneggiata, abbiamo parlato di Immobile, abbiamo parlato di Caicedo, parliamo anche del fatto che ad impostare ci va Parolo, che è un giocatore buono, che ha una certa età, che è un buon rincalzo, un buon comprimario, ma non è certamente un calciatore di quelli. Magari il fatto che mancassero Immobile e Caicedo, almeno per quello che ho visto, gli ha costretto la Lazio ad alzare, ha costretto Luis Alberto ad alzare il proprio baricentro. Quindi non va più ad impostare Luis Alberto alla ricerca di Immobile o Caicedo o Correa. Luis Alberto fa il gioco che magari dovrebbe fare un Caicedo o un Correa, ok? E quindi lì il problema, a mio modo di vedere, si va a verificare, perché ad impostare ci va Parolo. Non che sia male, non che sia una pippa, però non è Luis Alberto, però non è Lucas Leiva, però non è un giocatore che magari ti va a dare il pallone sui piedi. E questo, secondo me, è stato molto, molto importante. La Lazio lascia spazi, il Milan riparte rapidamente, il terzo gol il Milan lo trova con Rebic, bel pallone di Bonaventura. Tra l'altro Bonaventura, da quando abbiamo capito che va a parametro zero, si è parlato di Fiorentina, si è parlato di Torino, si è parlato anche di Roma, tutti, vabbè, ma che ci devo fare, giocatore che comunque è finito, sempre rotto, eccetera, a me sembra post-Covid, poi non lo so, adesso può comunque sfracellarsi, io non lo so, mi sembra rigenerato, mi sembra un giocatore che ci abbia il piglio giusto. Poi Rebic c'ha un pallone veramente facile, in realtà, un cioccolatino, un piattone, però vi dico, Rebic, 8 mesi fa, sto gol l'avrebbe sbagliato, l'avrebbe tirato addosso a Stracoscia. Invece, a tu per tu con Stracoscia, è bravo col piattone a metterla sul palo lontano, e secondo me quello è un gol anche di intelligenza. E il gol di Rebic va visto prima di tutto nell'ottica della posizione, perché Rebic si fa trovare in linea, perfettamente in gioco, quindi non era in fuorigioco, e gli hanno dato il pallone. Ma perché Bonaventura trova Rebic? Uno, perché è bravo, c'ha una bella visione di gioco; due, perché si libera e complimenti a Bonaventura; tre, perché Rebic si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Lì gli dà un pallone molto semplice, ma molto semplice, e gli basta praticamente scartare questo cioccolatino per poi mangiarselo. Questo sostanzialmente fa Rebic. Poi Teo Hernandez poco fa si era mangiato un gomo, non lo so, passa 10 minuti, la partita sarà finita. Non lo so se il Milan ha fatti altri, non lo so se la Lazio ha segnato, non lo so, però dubito, insomma, la Lazio abbia ribaltato la partita, in quel caso alzo le mani.
E che vi dovevo dire? Quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Il Milan è stato bravo più che altro perché ora c'è Napoli-Roma, quindi in ogni caso mangia punti a qualcuna. Potrebbe averne mangiati due a testa, oppure tre a una. Però comunque è sempre buono. Fossi il Milan, domani ti farei Napoli. Perché comunque il Napoli è la squadra fantasma. Che arrivi quarta, che arrivi quinta, sesta o settima, al Milan non importa. Però se il Milan si posiziona sopra la Roma, insomma, se la Roma dovesse calare, no. Però se si posiziona sopra la Roma e la Roma arriva in Europa, allora vuol dire che il Milan andrebbe direttamente ai gironi. E questa, secondo me, è una cosa da non sottovalutare. Detto questo, ragazzi, adesso tutti su Calcio Totale, tutti sul link in descrizione. Vi ringrazio per aver visto fino a qua. Iscriviti al canale, bocciola l'alene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.